linea, perché lei aveva già in mente i corsi, aveva già in mente la regalistica, aveva già in mente un sacco di cose, incontri, presentazione dei libri. Ecco, la terza cosa è che da 2 o 3 giorni è uscito un mio libro, io non sono uno scrittore, ma ho scritto un libro, ho fatto una fatica pazzesca di 9 mesi e stasera mi manderei via, ve lo omaggio con dedica a nome di Sara. Applauso, grazie. Che sono due persone importantissime, che sono i miei genitori. Bravi. Sono nonni, sono genitori, sono aiuti. Soprattutto sono lavoratori e non si tirano dietro. Poi c'è il nostro collaboratore preziosissimo, l'Arco Tavola. Quando arriverà l'ospite, purtroppo non si possono fare fotografie con lui o tantomeno girare video. Sì. I cellulari per l'ospite d'onore, per l'ospite che arriverà VIP, non possiamo fargli foto, ok? Questo mi sentivo di dirlo. Con lui dei selfie, si possono fare dopo filmare. Con sua autorizzazione, ma per quando arriva non si può. Lui viene in amicizia e non viene. Per il resto sono felicissimo di collaborare con Nadia da 2 anni. Con tutti i docenti presenti e con tutti gli altri collaboratori. Grazie ragazzi, buon proseguimento. Per pianoforte abbiamo Davide Palazzi, che è già il secondo anno di colore. Purtroppo Allegri, Emanuela e Luciano, amicissimi, non hanno potuto venire. Angela Vitanza, giornalista di Rexando. Grazie. Vuoi dire qualcosa? No, dai. Dopo, lo dico dopo, silenzio stampa. Se volete facciamo una pausa oppure stai qua che c'è una targa arrivata per te. Posso prendere una e intanto che ho la parola, grazie. Devo ringraziare per essere qui. So che è una domenica, comunque che sia un momento piacevole per tutti voi. Io vi vedo sempre molto volentieri, docenti, collaboratori, accompagnatori, enti locali, amministrazione comunale. Davvero tanto per essere qua, perché io credo in voi. Se la cosa è reciproca, siamo nel posto giusto e andiamo avanti. La società Simi, la società Dharma, nel secondo anniversario, primo premio assoluto a Nadia Maria Pizio, titolare di School, per l'impegno, la professionalità, la cortesia, l'attenzione, la precisione, con stima e ammirazione. Bravo.
Scusate, risparmio.